Passeggiando in bicicletta la domenica mattina. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi mezzo pigiama, mezzo rosso nero, messo sopra la maglia almeno per farvi il video. Allora, dopo la nottata pensierosa, talmente pensierosa che mi sono addormentato all'istante e mi sono svegliato tipo adesso, però vi volevo fare il video. Vi volevo fare il video prima delle 9, perché vi ho promesso di fare sempre un video prima delle 9 e uno alle 7 e mezza, tranne ovviamente quando c'è la partita e faccio post partita. Parliamo della partita di ieri. Allora, ragazzi miei, la più grande nota negativa è che rimane Jean Paul. A questo punto non l'hanno esonerato, anche ieri ho detto, avranno visto la partita. Guarda, spero ancora in queste ultime 24 ore, ma penso proprio che lo faranno rimanere. Purtroppo. Questa è la nota più negativa di tutte, perché adesso con la sosta era proprio il momento ideale per esonerarlo. Ed è il motivo per cui tanti tifosi poi sperano che il Milan perda. Quando c'è un allenatore che non piace, tanti sperano che il Milan perda. Io no, io spero sempre che il Milan vinca. Sempre, sempre deve vincere il Milan. Quindi ho esultato tantissimo ieri quando Reina ha parato il rigore. Perché io voglio sempre che il Milan vinca. Però spero e speravo e spero anche oggi che il fatto che Reina abbia parato meno rigore non cambi le decisioni della società. Cioè, se tu lo volevi esonerare, non è che se entra a rigore liscione lo esogeri, lo esoneri. E se non entra a rigore di Biscione, non lo esoneri. Lo devi esonerare lo stesso, perché non è capace, perché continua a sbagliare la formazione. Dopo 3 mesi lui non conosce i giocatori che ha. Cioè lui, tra l'altro è incredibile, perché lui dice delle robe in conferenza stampa. Io adesso mi sono ricordato stanotte la sua prima conferenza stampa, che lui ha detto, perché io adesso non dico niente, perché i giocatori li devo conoscere bene sul campo, prima di poter dare un giudizio, prima li voglio conoscere bene, vedere cosa fanno, cosa mangiano, come si comportano, che occhi hanno, eccetera. Tutte cose giuste. Il problema è che poi sei ciecato, perché poi non li vedi. Tanto ieri in conferenza stampa che cosa ha detto? Che il Genoa è in superiorità numerica. Poi se, ve l'ho detto, sempre sudato, sempre. Quello ubriaco. Quello beve tra primo e secondo tempo. Cioè, voglio sperare che sia solo vino. Voglio sperare che sia solo quello. Cioè, non è normale. Io non ho mai visto un allenatore così. Cioè, posso capire che sei sotto pressione, sei agitato, non sei abituato alle. A parte fatti la barba. Cioè, la devo fare io, che adesso me la faccio, che faccio lo youtuber e non mi tengo quella barba incolta perché almeno 3-4 mila persone mi vedono di solito. Te sei in televisione, ti vedono milioni di persone, tu vuoi fare la barba? Pagane una, prendi 4 milioni l'anno, quanto prendi? Prendi una che ti fa la barba se non c'è voglia di fartela te. Ma soprattutto smetti di bere. Smetti di bere. Cioè, come fai a tenere in panchina uno come Paquetá? Leão che è in formissima, come fai a tenerlo in panchina? Piontek si vede che non è in forma, non è che se uno sta in panchina una o due partite muore, non succede niente. Non succede niente, si fa un po' di panchina, sta lì, si riposa anche. Che fa? No, deve giocare per forza. Su, uguale. So, secondo me questa è la prima nota negativa. Poi un'altra cosa che vi invito a riflettere. Poi scrivetemi la vostra. Intanto mettete like e iscrivetevi allo Zoccolo Duro. Vi voglio fare una domanda. Secondo me, tra l'altro, cioè la cosa più assurda di tutte, che lui per il gioco che vuole fare, Jean Paul il Supremo, per il suo fantomatico gioco, che lui è il maestro, eccetera. Lui ha i giocatori per fare quel gioco. Lui ha i giocatori di qualità da uno o due tocchi per fare quel gioco. E li tiene in panchina. C'hai Bonaventura, c'hai Paquetá, c'hai Leao, c'hai Theo Hernandez, c'hai Bennacer, che sono tutti giocatori, proprio che c'aveva quasi ragione Maldini quando ha detto che ha preso giocatori funzionali al gioco di Jean Paul. Sono tutti giocatori perfetti per il gioco di Jean Paul. E lui li tiene in panchina.
Ditemi voi se non è assurdo. Cioè, questo è in confusione. Io adesso spero, guarda, voglio dirti una cosa in più, voglio aggiungere in più, a supporto del vino che beve. Inizio a pensare, questo mi è venuto stanotte questo pensiero, nella notte, tanto sono nella camera del birba oggi, guarda. Camera del birba, che oggi andiamo a festeggiare il pranzo, il suo compleanno. Comunque, pensiero della notte, che secondo me, Giampaolo, che fino a ieri sera l'ho pensato che era un incapace totale, perché fino a ieri sera ho pensato questo è proprio non è capace. Secondo me invece è in confusione, ma è capace. Inizio a pensare questo. Cioè, questa cosa del Milan l'ha talmente sovraccaricato che lui è entrato in confusione. E quindi la mia speranza ad oggi, e oggi mi sono svegliato con questa speranza, no? Che lui smetta con questa confusione mentale che lo pressa il Milan, la grande squadra, eccetera, e inizi a farci fare un calcio con i suoi giocatori, il suo calcio. Non so perché, ma nella mia testa oggi voglio crescere con questa speranza che lui smetta di stare in confusione. Tra l'altro, meno male è stato espulso Calabria, così almeno gioca Conti. Per sicurezza si è fatto buttare fuori anche Castiglieco, così dice magari mi fa entrare meglio, che tanto Castiglieco è un altro giocatore adatto al gioco di Jean Paul, per come vuole giocare lui. E lo mette in panchina anche a lui. Giustamente, però per dirti, fa giocare Suso non è adatto al tuo gioco. Jean Paul, tu hai un Suso inamovibile, che non lo togli manco a morire, ed è l'unico non adatto al tuo gioco. Tra l'altro, dicevi, chi segna se non gioca Piontek? Segna Gian Paolo? È uscito Piontek? Abbiamo fatto più gol in 45 minuti che in 6 partite di campionato. Più tiri in porta che 6 partite, perché abbiamo fatto 2 gol e 7-8 occasioni abbiamo avuto, più che in 6 partite, in 45 minuti. Voi mi direte, ma il Genoa era in 10, dico, sicuramente, ma anche il Verona era in 10 e non abbiamo mai tirato in porta. Quindi, senza contare gli ultimi 20 minuti con la Fiorentina, che anche lì abbiamo avuto le occasioni, senza Piontek. Quindi è evidente che il problema oggi è Piontek. Per il tuo gioco, non lui come persona, per il tuo gioco il problema è Piontek. Mettilo in panchina. Cioè, quante volte te lo devo ripetere? Comunque, ragazzi, i voti per ieri. Reina malissimo per il primo tempo, che ha fatto quella papera, poi si è riscattato andando a parare il rigore. Comunque, una gestione della partita con grande personalità. Cioè, grande personalità Reina, uno di esperienza, che ci vuole. Ovviamente quando è il portiere più forte del campionato in rosa, Reina fa la panchina, ci sta, però a me è sempre piaciuto Reina, proprio io sono contento, anche se prende 3 milioni e mezzo non mi interessa, io voglio che i giocatori che mi piacciono li voglio sempre, non mi interessa quanto li paghi, quelli che non mi piacciono che non li voglio. Poi Calabria malissimo ragazzi, male, però è un ragazzo che si impegna, non è che gli posso dire niente, il problema è che ha dei limiti proprio tecnici, non c'è niente da fare, lui si impegna sempre. Infatti non è che lo voglio attaccare perché si impegna, però ha dei limiti, deve crescere, è giovane, magari li migliora questi limiti, eh. Non ne ha tantissimissimissimissimi, tanti, non tantissimissimissimi. Fai giocare Conti, tanto se fai errori Calabria li può fare anche Conti, meglio puntare su Conti che si vede che ha qualità per il futuro. Molto bene Teo, tutti dicono male in difesa, io non ho visto questi svarioni difensivi. Sì, ovvio che se sale sempre lascia un po' scoperta. Infatti, ogni tanto si infilava qua a me, si infilava lì, ma non perché lo saltavano, perché lui sbagliava, perché non c'era, perché era su. E ci sta quando sale Teo, coprirà qualcun altro. Non è che è fondamentale Teo che sale, ragazzi. Questo pia palla è un cavallo, va da tutte le parti, salta l'uomo, corre. A parte che prende sempre un sacco di falli, ma fortissimo. I due centrali, Romagnoli e Duarte, ho sentito alcuni che hanno criticato Duarte, anche il mio amico Restelli. A me non è dispiaciuto Duarte. A me non è dispiaciuto, lo voglio rivedere sicuramente. Secondo me è un giocatore che hai pagato 10 milioni, cioè non è che l'hai pagato 95, 85 come De Ligt, eh. Cioè l'hai pagato 10 milioni, vale come un giocatore di 10 milioni. Avevi Zapata,
penso che ieri abbia dimostrato di essere un po' meglio di Zapata, vedendo la partita di Zapata. Quindi vediamo, aspettiamolo, ma vediamo. E può essere anche meglio di Musacchio, tra l'altro. Romagnoli ieri abbastanza bene. Biglia fa il suo, ragazzi. Biglia ve l'ho sempre detto, voi lo criticate, ce l'avete con Biglia. Biglia fa il suo, è un po' lento, mette ordine, mette esperienza, è uno da mettere nel secondo tempo. Fai giocare Bennacer nel secondo tempo, stai vincendo, metti Biglia. Quello è Biglia. Quello ve l'ho sempre detto, non è uno da criticare, è uno da mettere nel secondo tempo. Cioè, secondo me noi la squadra ce l'abbiamo. Tutti quelli che criticano la squadra, noi la squadra ce l'abbiamo. Vuoi mettere in panchina Cialanò? Metti, anzi, devi mettere in panchina Cialanò. Devi mettere oggi in panchina Piontek. Molte volte devi mettere in panchina anche Suso, ma la squadra c'è. La squadra c'è per arrivare quarto. Se li metti nel modo corretto, ovviamente, che è una teoria che io porto avanti da un sacco di tempo, tra l'altro. Che sia Krunic, come vi dico sempre, un cane randagio ce lo devi mettere. Nel secondo tempo comunque meglio, primo tempo non ha visto una biglia. Se non lo fai giocare non è che succede niente. Non muore nessuno, metti bene a sera, posto di che sì, non succede niente, esposti di qua a Paquetà, non succede niente, giochi calcio bailado di Jean Paul. E poi chi ha giocato? Paquetà, ragazzi, più forte, fortissimo Paquetà. Paquetà è fortissimo, a me è sempre piaciuto, Paquetà è fortissimo, deve giocare sempre, sempre. Leao, che tutti pensavamo fosse un altro Niang, tutti arrabbiati, abbiamo venduto Cutrone, che non andava venduto a quella cifra, lo ribadisco. Però sembra mezzo buono sto Leao. Adesso non è che è diventato il fenomeno, il crack, come dicono, dello snorchi di qua e di là. È più forte dello snorchi, ovviamente. Però mi sembra mezzo buono. Vediamo, aspettiamo. Per ora è giovane, è uno che gioca col sorriso, è uno che ha personalità, perché comunque non ha paura di prendere palla, di giocare. A me è piaciuto. Suso, ragazzi, secondo me ha bisogno di riposo. Suso ha solo bisogno di riposo. Tu lo fai riposare una o due partite e vedrai che torna a giocare come deve. Vedrai, anche perché è l'unica seconda punta al mondo che gioca solo a destra, cosa inconcepibile. Quindi vediamo cosa riesce a fare. E Jack, ragazzi, Jack, io sono innamorato di Jack. Per me, dopo Gigio, che è il giocatore più forte che abbiamo. Jack, a me, io sono innamorato. Non sarà il Jack dei bei tempi, deve recuperare, deve tornare, dite quello che volete, ma deve giocare sempre, sempre, sempre. Quindi, ragazzi, vi voglio lasciare con un pensiero ottimista. Secondo me la squadra ce l'abbiamo. Speriamo che Jean Paul smetta col vino, inizi a fare qualcosa, perché secondo me, tra l'altro, abbiamo la squadra adatta al suo gioco. Adatta al suo gioco, falli giocare. C'hai i giocatori per fare il tuo gioco, falli giocare. Semplice, falli giocare. Ok? Va bene, ragazzi, volo, mettete un like come sempre, iscrivetevi al Gioco Duro e vi lascerò ovviamente il video alle 7:30, uscirà il secondo video. A che ora esce il secondo video? Alle 7:30. A che ora? Alle 7:30. Ciao belli!